eravamo abituati a vedere. Ha fatto la fotografia proprio della partita, era questa, quindi soddisfatto per l'atteggiamento e il comportamento in un momento di crisi, perché era un momento di crisi, di, non solo di risultati ma anche di espressione del gioco, quindi contento di quello, il risultato chiaramente fa contento, chiaramente tanti problemi da risolvere, tanti. Uno dei problemi che l'ha detto insomma è quello della testa, no? Mi è sembrato che questa squadra insomma, cioè, non riesce a sfruttare ancora le possibilità, perché non fa la cosa giusta ancora quando la deve fare, soprattutto davanti, sbaglio, perché tanta ho visto anch'io, diciamo, tante occasioni, almeno 10, che potevano essere concretizzate meglio. Questo è un aspetto in parte positivo, perché abbiamo creato tanto, perché siamo mossi tanto senza palla, persino i 200 campisti, gli attaccanti hanno aiutato tanto la fase difensiva, per cui questo è un aspetto positivo. L'aspetto negativo è che dopo il gol, dopo essere andati in vantaggio, se si fa una scelta di cambiare l'atteggiamento tattico con due movimenti e ho fatto la scelta di abbassarmi per poi giocare in determinato modo, è una scelta che io la possiamo anche fare, ma non è stata una scelta, e invece siamo abbassati per paura, e per paura si pareggiano le partite anche dopo che ci fa le gol, e questa è una parte dell'atteggiamento che io non voglio più vedere, perché dopo il gol lo devi fare, il risultato lo devi guardare, però devi pensare al gioco, a dove sono i punti dentro, abbiamo scoperto, stavamo giocando bene, stiamo, perché dobbiamo rallentare? Le partite finiscono dell'arbitro fischio, però guardi, anche qui io l'ho visto tutti, ho visto un miglioramento anche sotto questo profilo, perché a parte gli ultimi 10 minuti la squadra non subito dopo il gol ci è voluto un po', ha mantenuto l'iniziativa per un po' di tempo, poi invece alla fine ci siamo abbassati, o sbaglio? No, io non lo so, ho avuto un'impressione di già spillare forte proprio perché ho visto stanno abbassando la subito. Cioè atteggiamento tra di loro, non so, non ne ho parlato, poi ne parlerò martedì, però il DVD prima di parlare con i ragazzi, ma secondo me è stato un atteggiamento di... Abbiamo fatto gol, miracolo, no, fa parte del gioco del calcio, è un gol e può fare anche altri 4. Loro devono preoccuparsi, loro possono andare un po' in depressione in quel momento, noi dobbiamo trovare entusiasmo da quel gol. Invece mi è sembrato come se fosse venuta la Coppa dei Campioni dopo potrebbe il risultato di 2 minuti. Possibile. Dobbiamo cambiare questo tipo di atteggiamento. Tra le note positive, Quadrini che ha giocato un po' in quella che noi chiedevamo con tutti essere la sua posizione naturale. Sì, però allora, a volte dobbiamo essere più veloci nella manovra. Lui ha grandissima qualità, però gli attaccanti dobbiamo essere più veloci a distribuire palla, perché sennò andiamo fuori gioco, i difensori sono avvantaggiati. Però abbiamo fatto veramente poco, tatticamente abbiamo fatto veramente poco, abbiamo dato dei concetti e basta, quindi non mi aspettavo niente di particolare tatticamente oggi, perché 4 allenamenti, 5 sono pochi, quindi per dare un'impronta tattica, però sul piano dell'organizzazione del gioco, della determinazione, della voglia di fare il risultato, non siamo di meno, ripeto, con tanti limiti che dobbiamo solo lavorare, dobbiamo impegnarci alle parti, ma non come atleti o come calciatori, io come allenatore, come uomo, perché poi aver paura di giocare a calcio, dei risultati, di questo e quell'altro, gioca, hai dimostrato che puoi creare delle azioni da gol, che puoi correre senza palla, continua, il gol ti deve dare l'entusiasmo a fare ancora di più, non a difendere quel risultato, non c'è niente da difendere, perché se ti difendi, poi la mia impressione è che quando siamo scesi abbiamo preso i rischi. Se Di Santo non chiude la diagonale per già munito per un soffio e loro fanno il tiro in porta, il calcio è semplice, il tuo fa pure il 10 palle gol, però ne basta una all'altro, ne hanno avute 3, ne basta una, munizione parata all'incrocio benissimo da Scarpelli. E anche alla fine, dopo Di Santo, sì, la parata è bella, perché se non me la fa, però quella all'incrocio sta bene. Sì. La condizione atletica della squadra come ha trovato i giocatori? Diciamo che queste corse che io chiedo senza palla, dei terzini, dei centrocampisti che non vogliono le mezzali, abbiamo palla nei piedi ma devono attaccare lo spazio, li stanno portando a fare delle corse alle quali loro non sono abituati, e
chiaro che sono scesi anche di condizione atletica, ma non per una cattiva preparazione atletica, per un atteggiamento che loro si portavano dietro, figlio di certe situazioni. Un problema oggi mi è sembrato che non ce l'aveva gli attaccanti in parte, insomma, cioè in effetti, cioè Diemer secondo me ha fatto un'ottima partita, però si è adattato anche bene, però ecco, nel secondo tempo ha messo dentro e su sì, ecco, lì forse manca, perché cioè, Di Santo ha fatto l'attaccante nel primo tempo, o doveva farlo più che altro. Ecco, lì mi manca forse. Se guardiamo altri livelli, quali sono gli attaccanti di grandi squadre che assaggiano? Vale, alcune sono ben definite, altri non hanno un attaccante. Non è detto che per giocare all'attacco devi avere gli attaccanti. Certo, adesso sì, è stato i due allenamenti più importanti. Io non faccio la formazione sulla carta, io vedo gli allenamenti. Gli allenamenti vedo quelli che mi possono dare una mano la domenica. E negli allenamenti più importanti qui non potevo stare perché ho avuto dei problemi giustificatissimi e quindi ho dovuto fare delle scelte diverse. È chiaro, per me è un giocatore importante, però di me è stato bravo, cioè io non vorrei mai averlo contro uno così perché crea sempre problemi. Mister, vorrei chiedere proprio di Diemer, che idea si è fatta di questo giocatore, perché è un po' un'incompiuta, no? Nel senso, grandissime qualità però non sempre riesce ad esprimerle. Poi e poi come è nata la scelta di Carminucci e non Bellavigna, e come ha trovato Carminucci, che è un ragazzo che sta magari passando un periodo di difficoltà psicologica forse più che tecnica, no? Allora, le due domande. Alla prima, io me lo ricordo nella primavera della Roma e me è molto bravo. Chiaramente qui ho visto dei motivi di tutte e quattro partite, no? Ha giocato poco, quando ha giocato non è stato, però siamo parlando di un giocatore, no? Ha fatto la prima partita, fa bene, poi magari deve un po' recuperare, non lo sappiamo. Io ho un problema con i 94-95, abbiamo solo sistemato il 93 bene noi, con i portieri sono tutti e due molto bravi, gli altri dobbiamo sistemarci. Carminucci con Bellavigna sono simili, chi ha alcune qualità, chi ne ha di meno, ma sono tutti ragazzi in Italia, 19-20. Oggi Carminucci non ha trovato la partita. Non è successo niente di drammatico, ma cosa succede di peggio? Io aggiungerei per l'ennesima volta, purtroppo. No, io resetto, io sono come i computer, sono i computer reset, a me di quello che è successo fino a ieri non l'ho potuto sentire nessuno. Io penso a quello che vedo. Un'altra settimana e la scelta era un po' lì, però io potrei 95, ma in quel ruolo lì ho potuto tenere tanto 2,95 il cambio per non condizionarmi. Alla fine io ho portato Cappelli 96 in panchina, perché se io devo cambiare Rascaloli da 95-95 non avrei avuto il cambio, e io quando voglio fare i cambi voglio vincere le partite, e se devi pensare a tutte queste cose o di fare un doppio cambio per il giovane della Lega, il capo. Quindi io devo anche, non ho visto per esempio, non ho mai Rubechini. Ho parlato con lui tra il primo e il secondo tempo, sarà in grado di fare quel ruolo, perché in prospettiva lo devo pensare per avere un potenziale offensivo a non levare mai di me, ma a mettere i due attaccanti, no? Però devo sapere se lui si adattava a fare quel ruolo, non facendo 90 minuti da un po' di tempo, la stessa cosa vale per altri giocatori, e a volte per fare i cambi e provinci la partita devi avere le cose un po' più messe bene. Oggi ancora non sono preparato per fare i cambi per poter far bene. Ha detto c'è da sistemare alcune situazioni, da migliorare, dove? Dobbiamo andare a casa. Dai, andiamo tutti a casa. Se cominciamo a parlare non finiamo più. Ma tante cose, tante. Io parlo di atteggiamenti e comportamenti, di quelle tattiche veramente possiamo stare qui in due giorni. Tanto lavoro da fare, tante cose da fare, per migliorare i movimenti, la fluidità dei movimenti, la qualità della fase difensiva. A volte si può fare a 60-70 metri dalla porta, come vi ho detto in settimana, è la cosa migliore di fare così. Quando ci si abbassa, si prendono dei rischi, per prendere quei rischi bisogna abbassarsi, si può fare ma bisogna lavorare tanto. Bisogna stare